Salve a tutti, salve amici! Bella! È bella? E benvenuti, guardate chi c'è, guardate chi c'è! Sono tornato, ragazzi. No, niti così, che sennò dopo pensano che tu sia tornato per rimanere. Lui non è tornato per rimanere, sono tornato così per rialzare... Sono tornato provvisoriamente, però precisiamo le cose, dai. Per praticamente rialzare un po' gli ascolti del canale, no? Sì. Creare un po' di hype. Allora, Leon, prima di cominciare, dall'ultima volta che ci siamo visti, l'ultima volta che abbiamo registrato l'ultimo gioco insieme... Sì, abbiamo un po' di nuovi iscritti sul canale. Ah, davvero? Sì. Bene, bene. Quanti, a quale quota siamo arrivati? Ecco, una domanda fail... Per prendermi contropiede, non lo so, non li ho contati. Ah, ok. Però, vi vuoi salutare? Ciao nuovi iscritti, io sono Leon e... Basta. Voi dovete rendervi conto che quando eravamo insieme a fare video, prima che lui avesse questi impegni universitari... c'è il video che spiega tutto... Sì, vabbè, non se n'è andato perché non aveva più voglia, ma perché era sommerso dagli impegni. Noi facevamo dei video su degli indie orribili. Esatto. E l'abbiamo chiamata la rubrica come? Il bidone dell'umido. Cioè, ragazzi... cioè, l'ignoranza a manetta. E siccome abbiamo superato da poco i 200 iscritti, ed era già mia intenzione fare uno speciale, però stavo aspettando di farlo insieme a lui, oggi faremo... Ospite speciale. Sì. Oggi faremo un gioco... Cosa? No, ti avevo interrotto, scusa, continua pure. No, vai, tranquillo. Ma è così, noi siamo così sì, live proprio. Ci faranno l'abitudine anche loro. Sì. I nuovi, è probabile. Dicevo, faremo un gioco che abbiamo rimandato da così tanto tempo, quasi agli albori di questo canale. Eh sì, che me lo so, tutte le notti me lo sogno e dico, devo giocare questo titolo. Cioè. E oggi giocheremo a The Hamburger Man. Esatto, vorrei far notare l'icona dell'hamburger. Sì, sì. Il modello 3D dell'hamburger. Bene, immergiamoci in questa avventura con la nostra sigla, perché per sbaglio la sigla di quando gioco i bidoni dell'umido da solo, per sbaglio l'ho cancellata. No, davvero? No. Vabbè, sigla! Vabbè. L'hamburger, ecco, che vorresti mangiare. Allora, intanto non esiste la risoluzione a 1920, quindi a 1600. Vabbè, dai. Play. Eccolo! No, Unity, dai. Personal Edition. Beh, dai, ormai. Cioè, non lo dico neanche più ormai. Allora, questo bellissimo modello di un hamburger. Abbiamo play, option, credit, exit. Ecco. Bellissimo. Proviamo la modalità exit. Vorrei far notare che non è un hamburger semplice, è un hamburger a doppio strato. Cioè, vedi, ci sono due... due fettine di carne. E quello verde che cos'è? Un cetriolo secondo gigante? Sì, secondo me è un cetriolo. Sai quello con le radiazioni, pompato con le radiazioni. Vabbè, partiamo. Play. Sono curioso proprio. Ho aspettato questo momento da tanto tempo, capito? Cosa? Ho letto solo collezione. Anch'io. Collezione a 8 hamburger. You still need 8 hamburger. Questa è l'uscita. Bisogno di 8 hamburger. Siamo giunti in questo posto notturno. Effettivamente, però, hai ragione. C'era un ticchettio dell'orologio. No, c'è ancora. Sì, c'è ancora. Ok, proseguiamo. Il nostro obiettivo. Sì. Basta perché sono i passi che mi stanno. Il nostro obiettivo è quello di collezionare 8 hamburger. Cioè. Uno. Cioè, questo. Ah, è un menù. È un menù, capito? Il numero primo, uno. Questo è il primo piatto. Quindi vuol dire che quando troveremo il mostro, gli diciamo quale numero vogliamo del esatto, menù, no? Esatto. Okay. Allora, qua ho visto... Primo piatto. Qui ce n'è già uno, prendilo, vai. Ecco. Ah, lo mangia subito così, proprio. Lo beve. Oddio! Ah! Cos'era? Ho visto una sagoma. No, io ho le orecchie che mi si stanno sfondando. Vabbè, try again. Addio timpani dopo sto gioco. Try again. Ancora? Ok. Sui timpani veramente che... Vai, io tanto lo posso regolare da qua. Ah, ok, vai. Perfetto, ora allora, va già meglio ora. Dobbiamo fare veloce perché abbiamo un qualcosa... Prendi subito due hamburger e scappa. Non mi dire che trapassa i muri, No, Se allora... trapassa i muri, basta, cioè. Allora... Questo è? Quarto piatto. Ok. No. Oh, ecco, cos'è?
Ma cos'è? È un palestrato con l'hamburger in mano. Ma cos'è? Ma è Mastro Lindo. Si dice quella Mastro Lindo. Mastro Lindo culturista. No! Ah, ok. Sulla panchina, bello. Secondo me trapassa i muri, guarda. No, no, strano. Strano. Le collisioni funzionano. Sì. Strano ma vero. Un'emozione unica vedere le collisioni che funzionano. L'albero? Anche l'albero? Sì, sì, anche quello. Ok. Ok, troviamo gli altri hamburger, visto che l'obiettivo è trovare 8 hamburger. Sì, ma quindi... io già 4 volte che mi trovo di fronte a quella scala là. Eccolo. No, ma tanto... cioè, se c'è solo quello lì, è una cavolata sto gioco. Cioè, veramente. Il livello di difficoltà... No, aspetta, 2. Però, qua... aspetta, sei in una stanza chiusa? Sì. Aspetta, falli fare il giretto. Vai. No, io volevo commentare l'hamburger giretto, sui barili, quelli... Ah, ok. Sì, no. Dico... Oddio, è veloce però, eh. Puoi saltare o... No. No, non puoi fare niente. Dicevo, i barili quelli radioattivi, cioè poggiato sopra le radiazioni, sì, sì. L'hamburger con le radiazioni. Ecco come ha fatto Mastro Lindo a diventare così. Sì, sì, infatti. No, no, no. Ma secondo me devi prendere anche il suo hamburger che c'è in mano, cioè, lo devi rubare, secondo me. Potrebbe essere l'ottavo hamburger esatto, quello, effettivamente. Ok, questo è l'inizio. Oddio, no, aia, aia, aia. Un vicolo cieco. Eh sì, cieco lo vicolo. Sei su... Oh! No, volevo, no, volevo prenderlo di lato. Eh sì, ma come fai a pillo? Cioè, secondo me devi dargli aumentare lo spazio fra te e lui e poi subito dopo scappare. O magari andarci per primo. O andarci per primo anche, sì. È una sorta di Slender, però almeno questo è divertente. Sì. Ah, c'è il ketchup. This was... Questo è stato scritto con il ketchup. È stato scritto con il ketchup. Bello. Ragazzi, nuove idee artistiche. Non mi guardare anche le spalle 5, ogni tanto. No, no. Oh, strano. Non ci ho ancora trovato, assurdo. Non lo chiamare. O si è buggato il gioco. Bene. Può darsi, cioè. No. Allora, ce n'è... Ecco. Eccolo, lo volevi. C'era quello della stanza dei barili radioattivi e dovremmo aver finito, praticamente. Siamo a 6, sì. 7, 8. L'ottavo mi sa che è quello lì che tiene in mano. Allora, di sopra. Di sopra, vai, ormai a sto la punto. La piantina, vai di mangio sopra. Anche la piantina. Oddio, posso prendere il quadro? No, no, scappa, scappa che è lì sulle scale. Ma non, è spuntata la mano. Cos'è? Ah, è una... Ah, il piano superiore. Sei? Sul letto proprio. Siamo a 6, vero? Sì. Sì, eccolo qua. Allora, 7. 7, 8. Abbiamo vinto, vai. No. Ora secondo me aumenta la velocità. No. Sì. Lo puoi raggirare lì. Devo andare all'uscita. Devo trovare l'uscita adesso. Era quella lì, dai. Quella lì inizio. No! Aspetta, raggiralo. Spazio, spazio stretto. No. Cioè, avevamo vinto. Come porca potuto. Ci riproviamo? Sì, dai, tanto è facile. Ultimo tentativo, ragazzi. Dai. Cioè, mi aspettavo qualcosa di più, sinceramente. Perché The Hamburger Man, da un titolo così... Cioè, un titolo da effetto, capito? Invece no, un semplice giochino così alla Slender, di collezionare degli oggetti. Sinceramente mi aspettavo, ha deluso le mie aspettative. Non è il primo gioco però... che porto sul canale in cui devi collezionare gli hamburger. Ce n'era un altro che stava, l'hamburger stava su un cesso proprio. Un cesso arrugginito. Davvero? Mamma mia. Che faceva i bisogni l'hamburger? No, era sulla cassetta dell'acqua. Ah, così, questi bar. Però il coso, il l'hamburger al piano di sopra, visto che era sul letto, stava dormendo. Sì, dormiva, si riposava. È la carne che riposa, capito? Ha lasciato posare la carne. Dopo essere stato farcito, ma sì. La carne che riposa. La porchetta stagionata, ecco come sì, fanno. Sì. No, adesso devo prendere i due che stanno nella stanza dei barili, esattamente come prima. Nella stanza radioattiva. Dopodiché devo andare all'exit, però prima voglio trovare l'exit, se no... Sì, infatti, almeno andiamo a colpo sicuro. Era no! Ah, eccolo lì! Ah, allora è facile! È facilissimo, allora, sì, infatti. Fai un giro, così almeno lo semi. Sì. Poi dopo... Tac. Ma il problema è che ora qui dentro mi prende. No, qua dentro no, lo puoi raggirare. Prima lo abbiamo raggirato. Vai, vai, adesso destra. Vai, vai. Dai, 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 vittoria. Vai, vittoria. Vinto perché ormai, a meno che adesso... non rimanga lo spritz. No, adesso apre la porta un altro hamburger man. No. You won. In 2 minuti e 29.
I bambini. Ah, modalità difficile sbloccata. Attenzione, ragazzi. Cioè, che adesso sono due le gli hamburger man. Le cose si fanno più complicate. Non lo so, boh. Proviamo. Oddio, cos'è? Hard mode. È un codice binario questo. He don't... He is faster. Ah, don't look back. They were moved run. Ah, vabbè, c'è scritto che loro sono più veloci. Lui è più veloce, non guardarti indietro e corri, fondamentalmente. Devi uscire da qui vivo, in pratica, c'è scritto. Ma è lo stesso gioco, soltanto che lui è più veloce. Esatto, mi sa di sì. Stesso purtroppo livello. Purtroppo sì, Completa sempre, colleziona sempre. Oddio, no, è cambiata la posizione degli hamburger. Ah, ce n'erano due qua? Sì. Sì, è vero, ce n'erano due. Ah, sono scalino. Perché sono scalino? Così. Io direi questa modalità così vedere giusto così. Sì, oddio, sì. Qui nell'angolo, in punizione. Oh, bello. Sì, perché praticamente poverino. L'abbiamo già fatto 6 volte, quindi... Povero cucciolo, era punizione. Ah, stavolta però sui piedi, in fondo a lei. Non è che eccolo, è più veloce, già lì è. Ah, mi sa che è più veloce solo se lo guardi, però. È per quello che ti dice di non girarti, no? A me sembra uguale, a però. Anche a me. Cioè. Qui non c'è. Okay, eccolo qua, sotto. Non lo prende. Nascondino. Oddio, si blocca. No, ecco come si poteva fare. Potevo fare il tunneling intorno al tavolo. Non lo so, avevo saputo prima. Sì, infatti. Questi trick super sulla cassa. Qui c'è il vabbè. Mi hanno fatto manzo. Pazienza. Io ragazzi direi che per questo vi è tutto. Giusto per introdurre i nuovi iscritti questo personaggio qua. Questo fantastico e particolare unico personaggio. Che ha la francetta, la Bertold qui davanti. Esatto. Comunque no, te sei rimasto deluso oppure ti è piaciuto questo titolo? Ma mi ha fatto venire fame. Sì, in effetti. Ci andiamo a fare un hamburger? Sì, dai, andiamo.